serie bwin, tutti i colori della passione. Per la 25esima giornata del campionato di Serie bwin si affrontano Lezio Scida di Crotone, la squadra padrona di casa, e il Pescara a un solo punto dal Sassuolo capolista dopo 5 vittorie consecutive, ma che deve fare a meno di Lorenzo Insigne per la trasferta calabrese. Al suo posto gioca Sodimo nel tridente d'attacco. Formazione tipo invece per la squadra di Massimo Drago, reduce da un solo punto nelle ultime 5 uscite. L'arbitro è Irrati di Pistoia, l'inizio di partita è favorevole al Pescara che va alla conclusione dopo 13 minuti con Immobile. Arriva la risposta sul primo palo da parte di Belez, poi libera la difesa rosso-blu. Qui intervento davvero durissimo su Nielsen da parte di Loviso, ha rischiato il rosso l'ex giocatore del Livorno. Poi finalmente si accende anche il Crotone con la conclusione da parte di Sansone con il pallone che termina fuori di pochissimo. Grande opportunità per l'attaccante calabrese. Nielsen nel frattempo è costretto al cambio, al suo posto Conè, troppo duro il colpo ricevuto alla caviglia, è una perdita importante, ma il Pescara continua a giocare, si accende il capocannoniere del campionato, Ciro Immobile che coglie la traversa con questo destro terrificante che si stampa all'incrocio dei pali. Grandissima opportunità per la squadra di Zeman che continua a spingere, è però un Crotone che non demorde e con Gabionetta va a chiamare alla grande parata Anania. Siamo alla metà del primo tempo, dunque botte risposta, è il preludio al vantaggio del Crotone che arriva al 42esimo, palla sulla sinistra per Florenzi che ha tutto il tempo di prendere la mira e piazzare la sfera sul palo più lontano, là dove non può arrivare Anania. Si sblocca il risultato allo Scida, il Crotone è in vantaggio sul Pescara. Loviso avrebbe l'opportunità nel finale di tempo per raddoppiare, ma la traversa nega la gioia del gol al regista della squadra calabrese. Andiamo a riapprezzare ancora una volta il bellissimo calcio di punizione. 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Irrati nell'ultimo minuto utile. Tedeschi prova a liberare, forse un controllo di braccio da parte di Immobile che poi rimane glaciale sotto porta e proprio addirittura d'arrivo segna una rete pesantissima per il suo Pescara. È il 17esimo gol in campionato. Con queste immagini andiamo al secondo tempo, non ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra, ci vuole un po' però prima che la squadra di Zeman e quella di Drago si scuotano. L'inizio ancora una volta favorevole agli abruzzesi che qui vanno alla conclusione con Balzano, ma il tiro viene bloccato in due tempi da Belez. Poi arriva il contropiede immediato da parte del Crotone, qui approfitta Khalil di un errore clamoroso in copertura da parte di Zanon, ma sbaglia l'ultimo tocco. Ancora i padroni di casa con Sansone, il tocco per Gabionetta che prova la diagonale, pallone che attraversa tutta l'area piccola e poi termina sul fondo. È il momento migliore per i rosso-blu che ancora si propongono sulla sinistra con Florenzi, il suo tiro cross, nessun compagno però raccoglie centro area. Qui però Conè, innescato da Sodimo, va per ricevere il pallone di ritorno, è perfetto Belez a chiudergli lo specchio della porta in uscita bassa e ad allontanare la minaccia. Sale la preoccupazione di Drago perché vede che il Pescara sta crescendo col passare dei minuti e all'82esimo Zanon ha ricevuto il pallone dal neo entrato Gessa, colpo di testa da parte di Cascione e il Pescara passa in vantaggio. 8 minuti dalla fine è il quarto gol in campionato per Emanuele Cascione. Assalto alla disperata del Crotone nel finale, qui retropassaggio rischioso di Romagnoli, Anania non tiene la palla, poi entra così su Vinetò che si lascia cadere a terra, l'arbitro fa giocare, il Pescara porta a casa la sesta vittoria consecutiva e rimane da solo in vetta alla classifica.